Omnicomprensiva sui diritti dei minori è oggi quanto mai necessaria. L'attuale crisi economico-sociale ci impone infatti di assicurare una protezione privilegiata ai diritti dei bambini, di tutti i bambini. E infatti, se già prima della pandemia un minore su quattro in Europa era a rischio povertà, oggi la situazione è peggiorata. La chiusura delle scuole, pur necessaria, sta avendo però un enorme impatto sulla crescita di milioni di bambini e ragazzi. E durante il lockdown, violenze e abusi, anche sessuali, sui bambini online e offline sono aumentati. La strategia deve allora rappresentare la base per un'azione sistematica e coordinata di istituzioni europee, Stati membri e società civile che assicuri pieno ed effettivo accesso dei bambini ad istruzione ed educazione. Ed ancora, lotta alla povertà, all'esclusione sociale, ad ogni forma di violenza, sfruttamento e discriminazioni di cui sono vittime i bambini. Partecipazione consapevole dei più giovani, giustizia child friendly, protezione e tutela dei minori migranti e dei più vulnerabili. E l'Unione Europea deve porsi come leader nella concreta applicazione della Convenzione ONU dell'89 in tutto il mondo ed in particolare in quelle zone afflitte dal lavoro minorile o dal ricorso alle peggiori violenze sui fanciulli usate come armi da guerra. Attraverso la strategia dell'Unione dobbiamo quindi costruire un presente ed un futuro in cui i diritti dei bambini siano non solo enunciati, ma concretamente realizzati. Grazie. Vielen Dank, Frau Colin.